Siamo arrivati all'ultima puntata di questo cammino lungo i confini della città. Abbiamo chiesto al nostro cast di fare una richiesta diretta al primo cittadino di Milano, il sindaco Sala. Naturalmente il nostro viaggio prosegue perché la città non si ferma e noi insieme a lei vogliamo continuare a raccontare quello che succede nei quartieri, dove risiede la nostra vera identità. Blues in Me, quartiere identità di Milano. Siamo in missione per conto di Sant'Ambrogio. Milano, diciamo che è già una città internazionale. A Milano non manca niente. L'unica cosa che si può migliorare è sicuramente nell'atteggiamento e nella mentalità delle persone che la abitano. Quindi se vogliamo davvero sentirci cittadini di una grandissima metropoli quale Parigi, New York, Berlino, siamo solamente noi a doverci adeguare. Milano ha tutto. L'Italia, senza dubbio, è la capolista, però se uno ha l'opportunità di viaggiare, di vedere altre città europee come Berlino, Londra, ti rendi conto che una città internazionale per chiamarsi capitale europea deve avere determinati attributi che secondo me Milano non ha. Ad esempio, l'inglese. Cioè, Milano la gente dice sì, parlano tutti inglese. In realtà no. Ovunque tu vai devi poter comunicare con una persona in inglese. Quindi un appello anche al sindaco. Magari scuole in inglese gratis per tutti. Ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare in altri posti del mondo e c'è un'energia completamente diversa. Insomma, io spero che un giorno, magari un domani, questa energia possa esserci anche qui a Milano. Berlino non è la Germania, Berlino è Berlino, Londra è Londra, è proprio fuori. Quindi se Milano vuole diventare, secondo me, internazionale a livello europeo, deve essere più Milano che Italia. È una città, secondo me, internazionale da tantissimi punti di vista, ma poi cade su delle cose che dovrebbero essere per me la base. Quello che manca sono, prima cosa, i servizi che non arrivano in tutte le periferie di Milano. Metro 24 ore. Una città internazionale e capitale europea deve avere la metro 24 ore, non gli autobus notturni con rischio che uno ti accoltelli. Quando un ragazzo arriva dall'estero e per risparmiare prende una casa in periferia, secondo me può trovarsi in difficoltà. Trovo che le diverse culture siano ancora un po' troppo ghettizzate. Vorrei vedere un po' più di luoghi di incontro per far sì che queste diverse culture si riuniscano, scambino le proprie idee, i propri pensieri. Luoghi di aggregazione, noi siamo pieni di arte, eventi, ma mancano questi luoghi aperti e nuovi spazi dedicati alle persone. È chiaro che più artisti internazionali vengono verso Milano a conoscerci e a vivere la nostra città, più si può creare una crescita personale. Io parlo per la street dance, che è il mio mondo. Ormai l'hip hop, diciamo che è diventata un po' una chiave per i giovani. Bisogna cercare di costruire tutti insieme degli eventi grandi dedicati a questi ospiti internazionali. Sicuramente un'Africa Bambata o comunque un Grandmaster Flash che hanno fatto la cultura hip hop, io parlo del mio ramo, possono dare tanto qui. A livello di danza è pieno di ballerine da tutto il mondo. E l'unica cosa negativa, ma che ha tutta Italia in realtà, è che siamo in Italia e quindi la danza non è presa a pieno come cultura, ma viene considerata spesso come sport. Tante cose sono ancora da rivedere e da lavorarci. Milano è sicuramente una città internazionale, si sente molto la globalizzazione e anche per certi aspetti l'americanizzazione di Milano. Che sia solo dalle vetrine, che sia anche da come si vestono i giovani oggigiorno, che sia anche proprio lo stile di vita che vivono le persone a Milano. Quindi sì, Milano è indubbiamente una città internazionale e non ha molto da invidiare, secondo me, altre città come Londra, Parigi, Barcellona. Rispetto ad altre città in Italia, sicuramente molto più avanti. Io credo in Milano.
E poi amo l'Italia, cioè ho girato tanto, ma niente, l'Italia è l'Italia. E ve lo dico proprio così, l'Italia è l'Italia.